nel rispetto di chi è arrivato in orario, mi sono basta. Posto? Bene. Allora, cominciamo la nostra giornata. Io parto sempre da questa parola che mi nasce spontanea quando vedo quello che siamo stati capaci di fare, di realizzare, e allo stesso tempo quello che voi siete stati capaci di fare, di realizzare con noi. E quindi sono tanti grazie da dire. Il primo, fatemelo fare ai miei colleghi, perché sono profusi in tutti i modi possibili e immaginabili per cercare di arrivare a un successo di un evento positivo, ma a un successo di una vita positiva, perché l'impegno è profuso non solo per questa giornata, ma per tutti i giorni. Il secondo grazie è a voi che avete accettato numerosi questo invito, e la cosa ci ha fatto come sempre molto piacere. E l'ultimo, ma non ultimo, ancora una volta la Fondazione Cassa di Risparmio, che tutti gli anni ci permette di stare nei suoi ambienti, e ogni anno cerchiamo di essere ospitati in posti diversi. Quest'anno siamo qui direttamente a Palazzo Fava, e poi, come saprete, nella parte pomeridiana avremo la possibilità di spostarci al Museo Civico e di visitare insieme la mostra Egitto Splendore Millenario, che è un po' di museo egizio portato a Bologna, e che non guasta anche nella promozione della nostra città, non guasta. Naturalmente non bisogna dimenticare gli sponsor che hanno permesso di realizzare tutto questo, perché questo ha dei costi chiaramente, e possiamo fare un investimento noi, ma anche gli sponsor con noi hanno fatto la loro parte, e gli sponsor di quest'anno sono in parte quelli dell'anno scorso, ma sono anche aumentati. Abbiamo nuovi attori che citerò man mano nel corso di questa mia introduzione, e introduzione che parte da un titolo che è ICT e Sharing Economy, perché quest'anno non parleremo solo di informatica, non parleremo solo, è un qualcosa a cui teniamo molto, e sicuramente l'ICT è il nostro business, ma c'è modo e modo di fare business, noi diciamo, e su questa è una riflessione che abbiamo iniziato a fare e che vorremmo fare insieme, perché si può fare business con un orizzonte di breve periodo, c'è chi lo chiama di rapina, o si può fare business con un orizzonte di lungo periodo, c'è chi lo chiama di condivisione. Allora, a questo proposito, significa probabilmente cambiare un po' le carte in tavola del modo di fare business, e noi abbiamo cominciato da un po' di tempo a fare questa riflessione. Non siamo arrivati chissà dove, però ci stiamo provando. Non è una questione né di credi politici, religiosi, eccetera, noi in Tricino siamo multietnici, multireligiosi, multipolitici e così via, ma è una questione, secondo me, di futuro. E abbiamo lasciato all'entrata la fotocopia di questo articolo, che è una recensione di Gerd Lerner, uscita su Repubblica nel 2013, su di un testo che è quello che ha iniziato in me questo tipo di riflessione, che stiamo poi conducendo insieme a tutti i colleghi, ovvero tradurre in scelte imprenditoriali, in scelte informatiche, anche la visione di lungo periodo del nostro modo di lavorare. Il testo da cui siamo partiti è questo, di Luigino Bruni, che è un economista dell'Università delle Marche, che si chiama Le prime radici, e che parte dalle radici dell'economia italiana, in particolare da Genovesi, che è uno dei fondatori, probabilmente dell'economia in generale, ma sicuramente dell'economia sociale, dell'Università di Napoli. Noi tutti pensiamo che l'economia sia nata negli Stati Uniti, in Inghilterra, Adam Smith, eccetera, quello che ci hanno insegnato all'università. Ho riscoperto che in realtà i primi passi della teorizzazione dell'economia sono stati fatti in Italia all'Università di Napoli, che uno non ci crederebbe mai, ma sapete che prima dell'Unità d'Italia Napoli era sicuramente molto avanti. Ebbene, in tutto questo si tratta di avere una visione umana del nostro modo di lavorare, delle relazioni. Il che significa che queste relazioni non sono solo verso i colleghi, ma vorremmo che fossero anche verso clienti e fornitori. E umana significa tutto, perché significa che io sono un essere umano. La prima cosa che sapete che dico quando vengo da un cliente è che io posso sbagliare, non sono infallibile,
così i miei problemi, ma in questa comprensione reciproca c'è sta anche che cerco di rimediare i miei errori e cerco di fare in modo che questo sia un vanto per dire ho fatto un errore ma cerco di venire incontro e di risolvere i tuoi problemi. E tutto ciò Lerner arriva a teorizzarlo in una parola che lui chiama fratellanza in questo articolo, che supera qualunque credo, qualunque elemento, e che è una qualcosa che per noi è importante approfondire. Allora abbiamo chiamato e nella sessione di mezzogiorno ci sarà la dottoressa Francesca Battistoni, la quale è fondatrice di Social Seed e collaboratrice di ICON, che è l'associazione degli economisti cooperativi, che fa capo ai professori Venturi e Zavagni dell'Università di Bologna e di Forlì, i quali hanno creato un movimento intorno a questo. Ora, tutto ciò sarà occasione perché ci possiamo riflettere insieme, quindi non solo noi, ma vorremmo condividere con voi questa riflessione. E ci sono società che nei loro statuti hanno inserito frasi di questo tipo. Guardate che questa è una rivoluzione, come al solito tutte le rivoluzioni si fanno dal basso, non si fanno dall'alto, no? Non si fanno per facendole calare dall'alto. Le imprese che aderiscono alla sharing economy definiscono la propria missione aziendale adottando la condivisione come valore fondamentale della propria organizzazione ad ogni livello, il che significa che lo stile di partecipazione, di stile di direzione è partecipativo, e significa che i membri dell'impresa si impegnano con professionalità per costruire e rafforzare buone e aperte relazioni con clienti, fornitori, comunità del territorio, sviluppo del territorio, non rubare al territorio ma cercare di sviluppare il territorio. Guardate che queste note esperienze di questi anni in cui insieme abbiamo cercato di condividere le mostre, condividere cose, nel nostro piccolo sono cercare di, passatemi il termine, condividere quello che è il nostro piccolo successo. Potremmo fare eventi in cui parliamo solo di prodotti, in realtà facciamo un qualcosa dove cerchiamo anche di avere una parte amicale e ludica insieme. E questo è uno stile che vorremmo portare avanti. Alcune realtà arrivano a destinare gli utili a scopo mutualistico. Ora, forse abbiamo un po' di nostalgia di quando, degli ideali di quando eravamo ragazzi, può anche darsi, però intanto abbiamo la fortuna di vivere in Trecime, che è un'azienda dove condividiamo questi valori, e per noi è importante. Cito una frase di Tim Cook che ha detto alla inaugurazione della Bocconi a ottobre, dove dice: se voi fonderete il vostro lavoro con i vostri valori, se vi servirete un proposito, se servirete un proposito morale, se insisterete a fare un business che serve il bene maggiore, noi lo chiamiamo bene comune, allora lascerete un mondo migliore di quello che avete trovato. Spingete, andate oltre e portate qui là le frontiere. Poi che questo Apple lo faccia, non, ognuno ci pensa. Io intanto cerco di capire se lo faccio io. Ebbene, come ho detto, noi non siamo arrivati a questo, siamo qui per rifletterci insieme, e vorremmo che ci aiutaste in questa riflessione, anche nella correzione reciproca di quando eventualmente nel nostro lavoro non stiamo agendo in questo modo. Ad una cosa sicuramente abbiamo resistito, a farci comprare. Guardate che la Cine Technology nel suo piccolo comincia a essere un cliente, un player importante nel nostro mercato, e è appetibile. E se noi avessimo ceduto a questo tipo di tentazione avremmo incassato e saremmo scappati, lasciando probabilmente il rapporto di clienti, fornitori, colleghi a qualcun altro. Questo non lo abbiamo fatto. Bene, questa è l'introduzione. A cosa possiamo aggiungere a tutto questo? Quali sono le novità nella nostra offerta che oggi, di cui vorrei parlare in questi 20 minuti che mi rimangono? Nell'ICT sicuramente noi continuiamo a dire che la filosofia che portiamo avanti è, nei nostri progetti, è il software defined data center, ovvero sono le tecnologie software, sono quelle che permettono di raggiungere un time to market che è accettabile per i bisogni di oggi e una flessibilità di gestione che le tecnologie hardware to core non sono in grado di dare. E sicuramente Commodo e Datacore sono i player più importanti per noi in questo tipo di filosofia. Oggi abbiamo la fortuna di avere fra di noi, anche se non tra gli speaker, anche Infoblox. Infoblox è un altro partner che abbiamo aggiunto in questo ventaglio di offerte. È tra noi Fabio Cipulat, che presenzierà una iniziativa che abbiamo
cominciato, che sono i tre cime Dales, così chiamati, dove chiamiamo un piccolo gruppo di clienti, 5-10 alla volta, a presentare, a conoscere tecnologie specifiche. Il primo è stato il mese scorso, non era su una tecnologia, era sul nuovo regolamento europeo sulla privacy. Quello che ci sarà il prossimo 12 maggio sarà sulla tecnologia InfoBlox, che abbiamo sui prodotti di sicurezza relativi alla gestione della rete, delle sue specifiche di switching, di DNS e tematiche di questo genere. Ebbene, Fabio è fra di noi, avrà un banchetto giù dove si mangia, andate da lui a conoscere questi prodotti e chiedete di poter partecipare al nostro evento. Ancora, giù all'entrata avete visto che Data Pro ha allestito un tavolo su cui fa vedere le due soluzioni, le due appliance in iperconvergenza di cui poi parlerà l'ultimo speech. È presente fra noi, oltre al country manager, anche il responsabile tecnico europeo, Sei Musico, al quale potete domandare tutto quello che volete su questo tipo di tecnologia che oggi va sicuramente per la maggiore. Anche se di hardware ne abbiamo sempre bisogno. Ecco allora che i nostri player, abbiamo rafforzato la partnership con Huawei, che è presente con noi, HGST è per noi sicuramente un fornitore di velocità, ho scritto di birra per dire alla bolognese, che si dice per dire di velocità nelle nostre configurazioni di storage, dove la parte flash è molto importante, e abbiamo iniziato una partnership molto tosta, come si dice, con Barracuda, sulla parte security, di cui oggi vi presenteremo la gamma di prodotti. Quindi, l'anno scorso ho fatto vedere questa slide, ho detto c'è bisogno di business continuity e bisogna fare progetti di disaster recovery, non sono più rimandabili, l'ho detto l'anno scorso e lo ribadisco quest'anno. Sono tecnologie di cui abbiamo bisogno, perché? Perché possiamo, il nostro mestiere è ingrato. Il mestiere di noi che ci occupiamo della parte sistemistica è ingrato. La gente si accorge di noi solo quando le cose non vanno. È vero? Condividiamo questa cosa, no? Nello sharing economy condividiamo anche questa avventura. Il fatto di essere di accorgersi di noi solo quando c'è una sfiga, vedete come detta. Bene, ora noi dovremmo battere il ferro sul fatto che queste cose non sono più rimandabili. E che cosa dice di nuovo? Ci dice che il mercato ci dice che il data center deve essere sempre più visto come servizio gestito. La gestione fa la differenza. Allora, siamo stati all'evento Citrix di quest'anno, dove ci hanno detto questa frase che è importantissima: i dirigenti non lo capiscono, i dirigenti pensano che andare in cloud sia risolvere i problemi dell'informatica, spendo quello così non ho più beghe, non ho più rogne di nessuno. Voi mi insegnate che la cosa non è più sbagliata che non questa. Noi abbiamo dovuto aumentare i canoni di assistenza ad alcuni clienti che sono andati in cloud, perché è più complicato, la gestione è più incasinata. Il cloud perché non decolla? Allora, all'evento Citrix hanno detto un'altra frase che mi ha fatto specie, sulla quale non sono così d'accordo. In Italia il cloud non decollerà mai, hanno detto. Perché con la banda che abbiamo ce lo possiamo ascoltare. È vero in parte, ma io sono relativamente d'accordo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che intanto il vero limite di cloud oggi è nella impostazione. Significa che quasi tutti i cloud provider, e non me ne abbia la male i cloud provider privati e pubblici che sono in questa sala, non sono in grado di dare quello che il mercato chiede. Cioè, il cloud privato non è una cosa nuova in realtà, stiamo dicendo che mettiamo delle macchine, affittiamo una mattonella presso un provider, ma continuiamo a gestircela noi, oppure siamo una grande azienda, una multinazionale, abbiamo delle mattonelle in casa nostra e permettiamo a tutte le consociate di accedere. Non è una roba nuova, si chiama ancora teleprocessing, bene o male, come si chiamava negli anni 70-80. Il vero problema è che i cloud provider non danno la gestione. Io dico, senza offendere nessuno, che sono dei grandi fornitori di energia elettrica e di aria condizionata. Ma non basta, non basta. Vi faccio vedere questa mail, che è uno dei disastri del cloud, è arrivata a un mio cliente, di cui non faccio il nome, venerdì pomeriggio.
ho cancellato chiaramente il nome del cloud provider, vi informiamo che per le intere giornate di domenica 17 e lunedì 18, in occasione del referendum, per non interferire con l'attività necessaria di spoglio e di invio dati verso il ministero, i jobs di backup di Commvault, che il cliente usa, vengono sospesi per le due giornate. Ora, questo è un disastro, è inutile che ce la raccontiamo. Questo è un disastro. Il cloud provider che sospende i servizi di backup perché c'è il referendum, per me è un disastro. Noi siamo abituati a portare clienti in cloud. Per fare questo bisogna fare tutta una serie di operazioni, bisogna pensare a gestire sistemi operativi, database, backup consistenti, disaster recovery consistenti, accesso per l'assistenza di tanti fornitori. Io vengo, voglio portare i miei clienti in cloud, ma devo permettere a chi gli fa assistenza software A di accedere a quel cloud, a chi ha il software B di accedere e di andare. E allora, 3Cine crede che l'unica soluzione per venire fuori da questo è dare dei servizi gestiti. Che siano on-premise o siano in cloud non cambia, ma la questione è che è un servizio gestito. Io continuo a fare un esempio da quando facevo i corsi di informatica relativo alla storia dell'aviazione. Chi doveva, all'inizio della storia dell'aviazione, chi voleva volare doveva essere proprietario di tutto, dall'aereo alla pista d'atterraggio e di decollo, al pilota, doveva saper pilotare, doveva avere l'hangar, doveva avere la benzina, tutto, il kerosene e quant'altro. Oggi tutti compriamo un biglietto. L'informatica dovrebbe arrivare a diventare la stessa cosa, cioè essere un qualcosa dove noi compriamo un biglietto tutto incluso. E questo si può fare semplicemente e solo andando a usufruire di un servizio gestito. Vi presenterò due esempi che sono relativi a due clienti che dovrebbero essere in sala entrambi, la provincia di Brescia, la Sele Ascensori, che hanno scelto di adottare questa filosofia on-premise e un domani in cloud. Un altro esempio relativo ai limiti del cloud to cure: pensate all'articolo 5 del cosiddetto Jobs Act, del decreto di disegno di legge del lavoro agile. Il datore di lavoro deve adottare misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore che svolge la propria prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, il che significa che il lavoratore in mobilità deve poter accedere a tutti i sistemi informativi. Ora, se andiamo a chiedere a un cloud provider questo, probabilmente lo mettiamo un attimo in crisi. I cloud provider sono spesso approssimativi, per esempio nel rispetto della normativa privacy. Guardate che non è una cosa trascurabile questa. Io sono stato a novembre a un evento dello studio legale Orlando & Partners, che sapete è il nostro partner su tante cose, ogni tanto andiamo da lui a imparare. Ebbene, lo studio legale Orlandi ci ha fatto vedere questa slide che è drammatica dal punto di vista, se pensiamo, dei cloud provider italiani. Ci dice che, secondo quello che c'è scritto nei vari codici sulla tutela dei dati personali, quindi decreto legislativo 196, piuttosto che non relativamente a provvedimenti amministratori di sistema e altro, bisogna ponderare prioritariamente rischi e benefici dei servizi offerti prima di andare in cloud, ovvero quali dati, in che forma, c'è una stretta necessità, quali sono i vantaggi. Bisogna effettuare una verifica in ordine all'affidabilità del fornitore, per esempio stabilità societaria, preferenze, garanzie, assunzioni di responsabilità. Il fornitore si assume le responsabilità che sono necessarie. Bisogna privilegiare i servizi che favoriscono la portabilità dei dati. Significa che il fornitore, il nostro cloud provider, ci deve promettere in qualunque momento di scappare, di uscire, di andare da un'altra parte. Significa assicurarsi la disponibilità dei dati in caso di necessità. Dobbiamo avere una copia di sicurezza fuori dalla cloud in mano del titolare. Non basta avere il titolare, bisogna avere una copia dei dati fuori dal cloud, articolo 34, allegato B del codice del decreto legislativo 196. Bisogna selezionare i dati da inserire nella cloud, ci vanno anche i dati genetici, biometrici, sanitari ed edituali. Bisogna non perdere di vista i dati, questo è importantissimo, tracciabilità della filiera. Cosa significa? Significa che non mi basta sapere che la società alla quale io mi appoggio è stabile, ma chi sono i suoi fornitori? Chi lavora su quel data center? Devo conoscere tutto questo. E ciò è legalmente importante, poi uno se ne può fregare,
però da un certo punto di vista alla fine chi le risponde poi ci mette la firma. Allora, in questo senso, con noi migrare in cloud significa sapere che bisogna migrare il dominio di autenticazione, le modalità di accesso alle applicazioni, i problemi di sicurezza del cloud devono essere gestiti e monitorati e quant'altro. E quindi il cliente 3G comincia ad offrire servizi gestiti con il cliente che paga un canone tutto incluso. Tutto significa anche le implementazioni. Nei contratti che abbiamo con questi clienti, vi farò vedere dopo, se bisogna creare una nuova macchina virtuale sull'infrastruttura è compreso nel prezzo. Non viene chiesto un euro in più. Il cliente quindi paga un canone, si abitua a pagarlo oggi on-premise, domani in cloud, se vuole. 3CIME offre questo servizio anche sulla sicurezza, e vedremo un esempio. 3CIME offre questi servizi anche sulla erogazione di centralini IP, il servizio gestito on-premise o in cloud del centralino. E qual è il futuro per 3CIME Technology? Ci stiamo guardando intorno. Sicuramente, probabilmente andremo ad aprire un'unità operativa al nord, che sia in Lombardia, vedremo. Stiamo vedendo se aprire un'unità operativa all'estero, vedremo. Forse arriveremo ad avere il nostro data center, che naturalmente erogheremo come servizio gestito, non semplicemente come fornitore di aria condizionata e di energia elettrica. È lecito sognare ogni tanto. Senti, non si sogna, non sognano cambia il mondo. Noi, come sogniamo sulla parte valoriale, proviamo a sognare anche dalla parte professionale. E allora, quali sono state le applicazioni pratiche di questi due anni di tutto ciò? Alcuni hanno già visto queste slide, ma ci tengo a farle vedere anche perché ci sono molte facce nuove quest'anno che vorrei conoscessero quello che nel nostro piccolo siamo stati capaci di fare. Noi vantiamo numeri di persone, non di fatturato, non me ne frega niente. L'anno scorso vi ricordate che avevo fatto andare la canzone di Renato Zero, il fatturato ti ha reso grande? No, ok, non si è reso grande questo. Noi abbiamo 132 anni di esperienza tecnica fra nei nostri colleghi. Noi abbiamo 78 anni di esperienza commerciale al nostro interno. Abbiamo 26.400 giorni lavorativi su progetti sistemistici. Questa è l'esperienza che possiamo, nel nostro piccolo, pur essendo esseri umani e sbagliando, vantare. Il primo progetto che vi cito è che abbiamo venduto Nagios a Mediaset per fare il NOC del loro datacenter. È stata una bella esperienza. Ci hanno trovato via internet. Ok? Questa è l'unica cosa che non pensavo mai ci arrivassero. Eppure ogni tanto internet funziona. Banca di Bologna è qui con noi e oggi ci parlerà del suo progetto di disaster recovery, di backup disaster recovery. Banca di Bologna è un cliente che, come ci dirà, è in cloud privato, è in fast da Milano e ha fatto il suo disaster recovery sul vecchio data center di Bologna, ne parleremo dopo. Abbiamo già visto lo stesso progetto l'abbiamo fatto per il trasporto passeggeri in Romagna. Tiper ha fatto nel cloud pubblico di Lepida il suo progetto di disaster recovery. Il Comune di Bologna, che è con noi, ha da ormai 3 anni un'infrastruttura di business continuity su 2 data center presenti tra Piazza Maggiore e Piazza Liber Paradiso, collegati da 7 km e mezzo di fibra ottica, e che utilizza Datacore come ambiente di virtualizzazione per sincronizzare in mirroring i 2 data center e permettere ai 4.300 utenti di lavorare in balancing sull'uno e sull'altro e, in caso di default, sull'uno o sull'altro. Il Comune di Ravenna è nella stessa situazione, solo che ha una tecnologia a scarsi di interconnessione fra i 2 data center che sono collegati da 4 km e mezzo di fibra ottica. L'ASL di Reggio Emilia oggi ha un ambiente totalmente virtualizzato, dove da un lato abbiamo una SAN EMC, dall'altro una SAN NetApp con Datacore che sincronizza e mirrora i 2 data center collegati in fibra brillante, in a scarsi a 40 gigabit Ethernet. L'Unione Savera Indice, che anch'essa è con noi, ha ormai da anni un'infrastruttura di data center basata su 2 nodi Datacore all'interno e usa Datacore per fare replica sincrona e disaster recovery sulla sede di Loiano di un terzo nodo, avendo virtualizzato anche i desktop, la PharmXN, Citrix, hanno anche, nella sede di Loiano anche i desktop per la ripartenza, chiaramente col freno a mano tirato, perché la potenza di calcolo non è la stessa che hanno nel data center principale, ma sono in grado di ripartire comunque.
l'ospedale di Zoli è uno dei clienti più storici che abbiamo, ha 60 terabyte di pool di disco in alta fidelità in campus, ovvero in due palazzine all'interno del proprio data center. L'Università di Bologna ha un'infrastruttura di iperconvergenza basata su tecnologie Hyper-V e DataCore, e la stessa infrastruttura l'abbiamo all'aeroporto di Milano Malpensa, Terminal 2 consegna bagagli, dove con in ambiente VMware abbiamo due nodi di iperconvergenza che garantiscono la business continuity di tutta la consegna dei bagagli. Ecco perché li fregano, voi dite sì, perché c'è la business continuity, quindi non riescono a fermarsi, non fregarli di tutto il Terminal 2. La stessa infrastruttura l'abbiamo installata presso Acer, che è presente qui in sala, Gianluca Sanzani, fra due nodi di iperconvergenza che sono separati da una piazza, cioè sono 300 metri di fibra ottica fra le due palazzine, e un nodo di iperconvergenza sta in una sede e un altro sta nell'altra sede, in ambiente VMware con tutte le macchine virtualizzate sopra. Le ceramiche Ascot hanno una infrastruttura più tradizionale basata su tre nodi di VMware e due nodi di DataCore. Questo è l'unico progetto che, sapete, non abbiamo fatto noi, ma ci serve per capire come al tunnel del Fresios con un unico investimento hanno fatto sia business continuity che disaster recovery, perché i due nodi sono a 57 km di distanza e si usa fibra brillante. Si usa. Il Comune di Bologna ha fatto sul data center di Lepida disaster recovery utilizzando le tecnologie con Volt, che saranno le prime di cui oggi approfondiremo, e portando quindi nella cloud di Lepida tutto quello che è il suo sistema informativo, sia messe macchine fisiche, macchine virtuali, database, file server. La provincia di Brescia non ha Lepida, si è appoggiata a un cloud data center a Pavia, nel quale ha fatto lo stesso tipo di progetto, ma facendosi in casa. L'Unione Appennino Bolognese vede da noi erogato un servizio di backup gestito, backup control, ovvero tutti questi enti non hanno personale interno per poter sapere tutte le mattine se i backup vanno a buon fine. Questi sono i job di backup che vanno in parte verso il data center di Lepida, in parte non vanno in casa perché chi non ha fibra non può avere questo tipo di servizio, e il monitoraggio viene fatto dalla nostra azienda tutti i santi giorni. Adesso vi faccio vedere come abbiamo utilizzato, il progetto finito il 30 marzo di quest'anno, le tecnologie DataCore per traslocare un data center. La provincia di Brescia è in spending review, la sede in dismissione è, peccato, la sede nella quale c'era il data center. Ora, il data center della provincia di Brescia è un classico data center basato su tecnologie VMware e una sala di EMC. Come facciamo a garantire il fatto di portare di là tutto, prevenendo eventuali danni che possono derivare dal trasloco, perché durante il trasloco qualcosa può anche andare male, le cose possono cadere, per esempio, e allo stesso tempo cercando di garantire una continuità di lavoro agli utenti. Abbiamo installato DataCore nella sede 2 di via Milano con 35 terabyte di disco a bordo, diciamo, non è proprio a bordo, nel senso che sono delle appliance esterne collegate, a parte la parte flash, nella sede 1. Abbiamo acquistato una fibra brillata in fiber channel da un provider locale che si chiama Selene, brillata in fiber channel a 4 gigabit, per cominciare a far sì che le macchine virtuali di questo data center vedessero anche il data center secondario. Una volta fatto questo, abbiamo cominciato a installare DataCore in modalità proxy SAN, transparent proxy, per far sì che le macchine VMware continuino a vedere le LUN EMC in modo nativo, ma passando attraverso il server DataCore che comincia a mirrorare i dati sulla SAN secondaria del sito secondario. Finito il mirroring sul sito secondario, abbiamo spostato uno ad uno i nodi VMware nel nuovo sito. Finito questo, abbiamo potuto caricare sul camion la EMC e traslocarla nel data center nuovo. Intanto gli utenti continuavano a lavorare dall'altra parte. A questo punto, formattate, ridate in pasta e attivate il remirroring dei dati all'indietro. Il progetto che la provincia ha quest'anno in animo e non è ancora fatto con la ASL di Brescia, che ha comprato lo stesso tipo di tecnologia, è di scambiarsi i nodi di business continuity e di disaster recovery.
quindi avere il nodo 1 della provincia in provincia, il nodo 2 in ASL e viceversa, il nodo 1 dell'ASL in ASL e il nodo 2 in provincia, chiaramente con il cluster OneWeb distribuito fra i due site. Abbiamo vinto una gara all'ospedale Sant'Orsola di 3 nodi di iperconvergenza, circa 50 terabyte di dati, anch'essi integrati nell'ambiente Commvault, che è l'ambiente che la sanità bolognese ha scelto anni fa per il backup e il disaster recovery di tutti i propri dati. La sede ascensori, di cui vi ho parlato, e così è stato anche per la provincia di Brescia, non ha comprato i nodi di iperconvergenza, ha comprato un servizio gestito. Significa che le macchine sono a cespite tra Cive Tecnologi, installate presso il cliente e gestite, co-gestite con il cliente. Significa quindi che se c'è un problema hardware, chiamate l'assistenza, dobbiamo aprire noi. Ma che la password di amministratore ce l'abbiamo noi e loro e insieme facciamo le cose. Il cliente ha comprato un servizio, tutto incluso, manutenzione preventiva, correttiva, adattativa e implementativa. Questo è un premio. Si abitua a pagare un cambio, un domani vuole andare in cloud, le macchine saranno da un'altra parte, se avremo la banda, se avremo le tecnologie, eccetera. Il comune di Salato di Savera è rimasto su tecnologia NetApp. Abbiamo rinnovato il metro cluster NetApp con dei FAS 80-20 e è finita adesso l'installazione non più di 15 giorni fa del nuovo metro cluster. È rimasto su tecnologia proprietaria, ma siamo capaci di fare anche questo. Siamo capaci nel nostro piccolo. Infine vorrei ricordarvi che molti dei nostri clienti hanno VDA installate, l'Unione Terre d'Acqua ha uno storage DataCore con una farm Citrix e gestisce circa 850 VDA nella propria farm. L'Unione Reno Galliera ha una storage NetApp, una farm Citrix e gestisce circa 550 VDA nella sua farm. Salavolo di Savena su questa infrastruttura di Metoclaster gestisce 350 VDA. L'Unione Terre di Pianura, che è in cloud Clepida, gestisce circa 400 VDA. Gestiamo insieme circa 400 VDA. Ultima slide. L'Unione Terre d'Acqua da anni ha comprato da noi un servizio di security management, cioè la sicurezza come servizio. I firewall, che adesso diventano Barracuda, prima erano di un'altra, il rinnovo tecnologico comportava il fatto che prima era un'altra marca, oggi diventano Barracuda, significa che non hanno comprato un firewall, hanno comprato un servizio di sicurezza gestito. E questo è un cambio, qualunque cosa accada è tutto compreso, anche sulla sicurezza. Io adesso vi dico grazie di questa introduzione, mi avete avuto la pazienza di ascoltarmi, e vi lancio un'ultima cosa. Adesso, siccome dobbiamo sempre cercare di rendere l'argomento interessante e tecnologico, Vincenzo, che abita di fianco nel secondo proiettore, mi ha fatto una caricatura, mentre lui è molto bravo a disegnare, gli ho chiesto di fare queste cose per prendermi in giro, chiaramente, mi ha fatto una caricatura e mentre io parlavo lui l'ha prodotta su carta. Una tecnologia molto interessante, sapete che ogni anno cerco di dare qualche info sulle tecnologie che sono disponibili, è questa. Lui ha fatto questo, ok? Ma mi piacerebbe condividerlo e farlo vedere a tutti. E allora, scusami, rompiamo. Attraverso la semplice pressione di un tasto, lui ha condiviso e shareato in cloud la mia caricatura, al di là del fatto che sono il che significa che ancora una volta con tecnologie semplici, voi pensate a questa che è una stupidaggine, cosa potrebbe essere nelle nostre scuole, nelle nostre università, poter utilizzare cose di questo genere dove su un block notice molto semplice e con una penna tradizionale, con un block notice tradizionale, block notice non è tradizionale, possiamo condividere gli appunti in cloud con tutti i colleghi, e questo è un modo con cui anche noi cerchiamo di migliorare la produttività nostra interna, condividendo quando andiamo dai clienti le nostre cose. Ho chiuso, sono già in ritardo, basta, passiamo a
Comod che, e Vincenzo che prende per un secondo. Grazie ancora.